Bene, il 5G, temerlo o tenerlo? La domanda nasce spontanea dal momento che da quando si è iniziato a parlare di 5G sono iniziate le prime sperimentazioni sul 5G. Tutto quello che di male è successo nel mondo ha visto appunto il 5G come indiziato numero uno. Ora non so se qua c'è qualcuno che siano 5G e quindi già mi sta odiando, oppure se c'è qualcuno che ha semplicemente dei dubbi su questa nuova tecnologia. Dubbi che nascono per le notizie che vengono date. Ad esempio, il 5G provoca la morte dei volatili. Nel luglio del 2019 ha cominciato a circolare una notizia riguardante un evento accaduto nei Paesi Bassi nel novembre del 2018. Centinaia di uccelli cadono dal cielo durante l'attivazione sperimentale della rete 5G. Quindi sono cominciate le ricondivisioni di questa notizia, tutti allarmati, tutti sdegnati da questa tecnologia. Se non fosse che, andando a guardare nelle testate locali, si scoprirà che l'ultima sperimentazione in quella zona risaliva al giugno 2018, quindi 5 mesi prima dell'accaduto, durante la quale nessun volatile era stato maltrattato. Anche in Italia non ci siamo fatti mancare notizie del genere, come ad esempio l'immagine che vediamo con uno stormo di uccelli morti a terra accaduto a Roma. Tutti hanno cominciato anche qua a parlare del 5G, ma la notizia reale era un'altra, cioè un pino per il forte vento era caduto, ha tirato giù un filo dell'alta tensione e gli uccelli sono morti folgorati. Quindi sia in questi casi, anche a Genova, sia in altre situazioni, sono dovute intervenire addirittura i rappresentanti delle associazioni animaliste per chiarire il fatto che tra il 5G e questi eventi non vi era alcun legame. Il 5G ha provocato il Covid e qua l'allarmismo appena è iniziato a diffondersi questa notizia è stato eclatante. Tra l'altro, si vede male, ma Gunther Pauli a marzo del 2020, quindi in piena pandemia, su Twitter ha scritto che la scienza necessita di dimostrare e spiegare causa ed effetto, tuttavia garantendo osservazione dei fenomeni correlati tra loro. Quindi lui, applicando quella che pensava fosse la logica della scienza, diceva: qual è la prima città al mondo coperta dal 5G? Wuhan. Qual è la prima regione europea coperta dal 5G? Il nord Italia. Quindi sta facendo un legame tra il 5G e la diffusione del Covid. Ora, io vi chiedo solo di rispondere a questa domanda. Se il 5G causa la diffusione del Covid, come mai il Covid si è diffuso anche in zone dove il 5G non è presente? Altra notizia, il 5G facilita lo spionaggio. Allora, per certi versi questa cosa può risultare vera, semplicemente perché il 5G offre una possibile superficie d'attacco superiore rispetto a quelle che sono le tecnologie attuali, perché il 5G non tratta più solo la parte mobile della rete di telecomunicazioni, ma tratta anche la parte fissa. Di contro, cosa dobbiamo dire? Che in molte applicazioni, in molti scenari del 5G, parliamo di latenze sulla rete, quindi il tempo che il dato rimane effettivamente sulla rete internet, nell'ordine dei millisecondi. Questo cosa vuol dire? Che anche utilizzando tecniche di edge computing, cosa vuol dire? Attualmente i nostri dati, se devono essere elaborati, vanno verso server remoti, che nemmeno noi sappiamo dove sono, e vengono elaborati, quindi stanno parecchio tempo sulla rete. Con il 5G si spostano questi server vicino all'utente, vicino a dove i dati vengono prodotti. Quindi il dato rimane meno tempo sulla rete, subisce meno esposizione agli attacchi e quindi stiamo garantendo maggiore sicurezza del dato. Il 5G è una tecnologia nuova, ma le frequenze che utilizza non sono nuove. Sono delle frequenze che già ci sono e attualmente sono utilizzate in altri settori. Ad esempio, vi siete mai lamentati del digitale terrestre? Penso di no, tranne che se non vi prendeva qualche canale, ma penso di no. Eppure, il digitale terrestre ha utilizzato la frequenza dei 700 MHz fino a poco tempo fa. Infatti, ora è stata lasciata libera per applicazioni del 5G.
Anche le frequenze dei 26 GHz, quelle delle famose onde millimetriche che portano all'installazione di miriade di antenne piccole intorno a noi, attualmente sono utilizzate per comunicazioni satellitari e con questa tecnologia in pratica si vanno a utilizzare i 26 GHz per le onde millimetriche e quindi per realizzare comunicazioni a corto raggio e a bassissima potenza. Inoltre, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come cancerogeni di tipo 2B. Cosa vuol dire? Che sono possibilmente cancerogeni per l'essere umano. Questo possibilmente nasce solo dal fatto che in natura non c'è niente che sia al 100% non pericoloso per l'uomo. Dipende anche dall'utilizzo che se ne fa. Ad esempio, alla stessa categoria appartengono le basse frequenze dei dispositivi che abbiamo a casa. Quindi quelli non fanno male, però per il 5G ci lamentiamo. Inoltre, anche l'abuso di alcol e di carne è stato classificato come cancerogeno di livello superiore. Ora, come vi dicevo, tutto dipende da quello che è l'utilizzo che si fa di questa della tecnologia. Degli studi hanno dimostrato che esiste una soglia di esposizione oltre la quale è verificato che c'è un effetto. Proprio per questo motivo, la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti ha posto una soglia che è 50 volte inferiore a questa soglia trovata. In Italia addirittura siamo a 5.000 volte sotto questa soglia. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre i nostri vicini europei hanno imposto una soglia di esposizione, di emissione di radiazioni sui 60-61 volte per metro, in Italia siamo addirittura a 6 volte per metro. È stato anche chiesto di aumentare dagli operatori questa soglia, ma non è stata ammessa la cosa. Quindi siamo abbastanza protetti. Inoltre, le antenne 5G funzionano in maniera del tutto diversa rispetto a quelle che sono le antenne classiche finora. Mentre le classiche antenne, come quelle 4G, irradiano in tutte le direzioni, un po' come succede se accendiamo una lampadina, fa luce in tutte le direzioni, con le antenne 5G, attraverso l'utilizzo di una tecnica chiamata beamforming, è possibile direzionare il fascio di emissione solo dove si trova l'utente, e quindi evitare che se intorno non c'è nient'altro, non c'è nessun dispositivo che ha bisogno dell'accesso alla rete, io mandi radiazioni. Altra domanda che vi chiedo. Perché le antenne 5G fanno male, ci lamentiamo, ma nessuno si lamenta o si preoccupa delle antenne degli smartphone? Noi abbiamo sempre i telefoni con noi, attaccati al nostro corpo, qualcuno non usando auricolari sta col telefono a fare chiamate infinite, ma il telefono ha un'antenna che comunque trasmette e riceve continuamente segnale e soprattutto ha una potenza che varia a seconda della copertura che c'è in quella zona. Ultima notizia è quella che il 5G di fatto non migliorerebbe le prestazioni della rete. Ora, nel 5G viene introdotto il concetto di orchestratore, ovvero un'entità centralizzata che riceve continuamente dati dalla rete, quindi monitora costantemente la rete, e ha una visione quindi globale e applicando anche tecniche di intelligenza artificiale fa sì che possa prevenire e risolvere tempestivamente eventuali problemi che ci sono all'interno della rete. Inoltre è possibile anche spostare quello che è il flusso dei dati degli utenti da una porzione di rete che sta presentando dei problemi verso un'altra porzione che in quel momento sta funzionando magnificamente e quindi non causa problemi all'utente. Infatti l'utente sarà all'oscuro di questi problemi che ci sono a livello di rete perché lui percepirà un servizio continuamente ottimale. Quali sono stati gli effetti di tutte queste fake news che sono state fatte sul 5G? Allora, in Italia molti comuni hanno deciso di bloccare l'installazione delle reti 5G con delibera comunale
Ora, con una norma presente nel cosiddetto decreto semplificazioni, pare che questa cosa dal governo sia stata bloccata e quindi i sindaci non possono più opporsi. Fuori dai confini italiani la cosa non è andata molto bene. Ad esempio, in Gran Bretagna hanno ben pensato una notte in diverse zone di vandalizzare una ventina di antenne 5G dandogli fuoco. Quello che quindi dobbiamo capire che siamo 7,8 miliardi di persone che hanno bisogno di una rete di telecomunicazioni che sia in grado di soddisfare il più possibile quelli che sono i servizi che noi stessi chiediamo. L'abbiamo già visto durante il lockdown, quando grazie alle reti di telecomunicazioni in pratica siamo rimasti connessi nonostante fossimo tutti a casa. Il 5G ha l'obiettivo di portare ancora più possibilità agli utenti, e quindi non deve essere visto come il male, come il nemico dell'essere umano, ma come qualcosa che ti aiuta. Come ti aiuta? Attraverso una rivoluzione che viene fatta nell'architettura stessa della rete, in modo tale da offrire nuovi servizi e più connessione, più comunicazione. Come il 5G può migliorare quindi la nostra vita? Nell'ambito medico sono stati già fatti dei trial, ad esempio a Milano, già nel 2018 è stata presentata la prima ambulanza connessa in 5G. Cosa vuol dire? Che in questa ambulanza vi è installata una telecamera in 4K, il soccorritore era dotato di visori HoloLens a realtà aumentata e poteva effettuare una chiamata, una connessione con l'operatore che si trovava in ospedale e iniziare non solo a inviare tutta una serie di dati utili per la diagnosi dell'assistito in quel momento, ma anche iniziare a fare tutta una serie di pratiche che un normale operatore senza il supporto di un medico magari non può fare. Sempre a Milano, all'ospedale San Raffaele, è stato effettuato il primo trial clinico di chirurgia da remoto, con la riparazione di una valvola mitrale da remoto e con tecnologia 5G. Cosa abbiamo fatto noi all'università? Abbiamo ideato quella che potrebbe essere una body area network, ovvero la possibilità di installare dei trasmettitori, anche sottocutanei, che continuamente monitorano lo stato di alcuni parametri vitali, mandano queste informazioni, comunicando tra di loro attraverso connessioni ultrasoniche, a un dispositivo che potrebbe essere lo smartwatch che abbiamo, e da questo smartwatch vanno verso un cellulare dove gira un applicativo che prende questi dati, li manda sulla rete e arrivano all'operatore. L'operatore remoto, quindi in ospedale o in uno studio privato, può analizzare questi dati ed eventualmente prendere anche interventi immediati. L'applicazione del 5G invece nelle città fa sì che le città diventino smart. Cosa vuol dire? Trasporti pubblici e privati intelligenti, immaginiamo i veicoli a guida autonoma, questi veicoli sono dotati di telecamere, sono dotati di sensori che fanno sì che il veicolo possa avere visione di tutto quello che è l'ambiente intorno a sé e quindi essere in grado di poter percepire pericoli o altro e guidarsi da solo. Nell'ambiente che c'è intorno al veicolo, ovviamente cosa facciamo? Andiamo a installare anche là dei sensori utili che possono misurare varie cose, ad esempio una fuga di gas, ad esempio un problema nella rete idrica, lo stato dell'aria, l'inquinamento dell'aria e così via, e tramite degli attuatori prendere delle decisioni. Quindi se io sto vedendo che c'è una perdita sulla rete idrica, magari ho un attuatore che mi blocca il passaggio dell'acqua in un punto precedente e evito di perdere ancora acqua. Poi è possibile anche andare a installare delle piattaforme di trasmissione, di videotrasmissione, che fanno sì che possano essere offerte ancora più servizi agli utenti. Immaginiamo servizi di videosorveglianza, servizi di guida assistita e quant'altro. Anche, ad esempio, la banale gestione del traffico attraverso la gestione intelligente dei semafori. Quindi io, monitorando lo stato del traffico, decido come far funzionare i semafori rispetto a come funzionano ora, attualmente. Su questo cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato una piattaforma di Imovis di videosorveglianza distribuita.
Questa piattaforma permette agli utenti di collegarsi e ricevere il flusso proveniente da telecamere che sono installate in varie parti della città, ma non solo, dopo ovviamente una fase di registrazione per termini di privacy e altro. Su questa piattaforma, che questa piattaforma non lavora solo con i dispositivi, con gli utenti finali, ma lavora anche con applicazioni superiori. Due applicazioni in particolare sono state realizzate nel contesto di due progetti europei, in collaborazione con la Onlus VIS e la startup HT Lab, entrambe del professor Massimiliano Salfi, che ha fatto un talk a TEDx qualche anno fa. La prima applicazione è TouristEyes. Questa applicazione permette a persone non vedenti, turisti o normali persone non vedenti, che si trovano in una città a loro sconosciuta, di potersi spostare tranquillamente all'interno della città. In pratica, se loro tramite un applicativo indicano il punto in cui si trovano e il punto in cui vogliono andare, se questo percorso è coperto da telecamere, avviene il riconoscimento della persona dall'alto e il non vedente viene guidato tramite degli impulsi sonori che riceve sugli auricolari, tipo dei beep come i sensori di parcheggio. In questo modo io riesco a guidare la persona non vedente in totale sicurezza su una linea immaginaria che, per esempio, collega quei due punti. Un altro applicativo, invece, Lying Person Recognition, cosa fa? Supponiamo di avere una persona anziana a casa, un caro, che vive da solo. Installando una telecamera a casa sua, io sono in grado di, tramite il flusso che proviene da quella telecamera, identificare se quella persona si accascia all'improvviso a terra, per un malore o per qualunque motivo, e quindi nel momento in cui io vedo che quella persona rimane ferma, posso mandare un alert non solo ai suoi parenti, ma anche ai soccorritori, in modo da poter intervenire il prima possibile. Infine, come il 5G può aiutare l'industria? Portando a quella che è la quarta rivoluzione industriale, l'industria 4.0, caratterizzata da innovazione, automatizzazione e miglioramento nella gestione di produzione. I macchinari sono sempre connessi tra di loro, sono connessi e mandano continuamente dati a un operatore remoto, mandandogli informazioni appunto su cose in tempo reale, sullo stato di produzione di un pezzo, sull'usura del macchinario o su possibili guasti e ritardi che ci sono nella catena di montaggio. In questo modo riusciamo anche a evitare che l'umano debba compiere, la persona debba compiere lavori usuranti e in alcuni casi anche pericolosi a seconda del macchinario che sta utilizzando. Voglio chiudere questa presentazione con questa immagine. La storia si ripete. Nel 1889, nella copertina di questa rivista, l'elettricità veniva presentata come il demone incontrollato. Immaginate cosa sarebbe successo se nel 1889 il mondo avesse deciso di bloccare l'utilizzo dell'energia elettrica nelle nostre case. Grazie per l'attenzione.